Karina Cascella attacca Belen a Domenica Live, c'entra Maurizio Costanzo. Domenica Live, Karina Cascella contro Belen Rodriguez per l'ospitata al Maurizio Costanzo Show. Karina Cascella è tornata ad attaccare Belen Rodriguez. È successo a Domenica Live, dove l'opinionista di Barbara D'Urso ha pubblicamente attaccato l'Argentina per via della sua ospitata all'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. In realtà nello studio del format domenicale si stava parlando della storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma l'ex protagonista di Uomini e Donne ha tirato in ballo la conduttrice di Tu sì que vales, sottolineando la sua arroganza. In particolare a Karina non sono andate giù le insinuazioni di Belen a Maurizio Costanzo. Parole, a detta della Cascella, eccessivamente arroganti e presuntuose per un mostro della TV italiana qual è per l'appunto il marito di Maria De Filippi. Belen è arrogante, parola di Karina. Nessuno ha nulla contro i Rodriguez. Ma il problema di questa famiglia sono i deliri di onnipotenza, ha premesso Karina nel salotto del programma Mediaset. La Cascella ha poi spiegato, guardo il Maurizio Costanzo Show e devo sentire che all'uomo che ha fatto la storia della televisione viene chiesto quando è stata l'ultima volta che ha slinguato con la moglie. L'ex compagna di Salvatore Angelucci ha poi rincarato la dose, ma come ti permetti di avere questa arroganza nei confronti di quello che è la storia? Karina è stata subito attaccata da Lori del Santo, che ha difeso Belen e bollato le sue affermazioni come una semplice battuta. Ma a chiudere l'argomento è stata la padrona di casa Barbarella che, come noto, è da anni ai ferri corti con la Rodriguez. I precedenti tra Belen Rodriguez e Karina. L'astio tra Karina Cascella e Belen Rodriguez è iniziato dopo che la prima ha definito bestia Cecilia Rodriguez per aver fatto l'amore nella casa del grande fratello VIP con Ignazio Moser. Dichiarazioni forti, che hanno fatto infuriare l'ex moglie di Stefano De Martino. La Cascella non si è di certo intimorita e, senza farsi troppi problemi, è tornata a punzecchiare la fidanzata di Andrea Iannone. Come reagirà stavolta Belen,